Allora, i nostri telefonini, quelli che ormai abbiamo quasi tutti, saranno vitali con un'app che si chiama Immuni per gestire la fase 2. Allora, cerchiamo di capirne di più perché ci sono anche dei problemini. Salutiamo subito Riccardo Luna, collega giornalista. Buongiorno Riccardo, ben arrivato. Buongiorno a voi. Allora, ci spieghi come funziona questa app e soprattutto è già scaricabile? Perché io questo non l'ho capito. No, ovviamente no, è stato soltanto firmato il contratto fra il commissario Arcuri e l'azienda che ha proposto l'app, che si chiama appunto Bending Spoons, che è una delle migliori aziende in Italia che sviluppa applicazioni, tra l'altro un'azienda fatta da tutti i ragazzi molto giovani che sviluppano app di grande successo, c'erano oltre 300 candidati. E alla fine è stata scelta la loro soluzione, la loro proposta. Adesso c'è una serie di cose che vanno chiarite, vanno smarcate. Tenete conto che il fatto di tracciare i contagi è una delle cose che l'Organizzazione Mondiale della Sanità chiede dal primo giorno. Le cose da fare per contenere il contagio sono fare i test, tracciare i contagi, isolare i contagiati. Le tre cose che chiede di fare. Per tracciare i contagi si può fare a mano, come abbiamo fatto per ora, o cioè quindi vuol dire che quando una persona è contagiata gli chiedi che cosa ha fatto nei giorni precedenti, che persone ha visto, oppure si può fare in automatico con il telefonino. Si può fare in automatico in vari modi. In alcuni paesi orientali è stato fatto in maniera molto invasiva, cioè utilizzando il GPS che traccia tutti gli spostamenti. Nell'Unione Europea è stato scelto di farlo in maniera meno invasiva ma ugualmente efficace, attivando questa tecnologia che si chiama Bluetooth, che non traccia gli spostamenti, ma registra soltanto i contatti con altri telefonini. Tutte le volte che un altro telefonino, quindi un'altra persona, entra nel raggio di alcuni metri rispetto a noi, i due telefonini si scambiano un segnale, si scambiano un codice. Quel codice risiede sul telefonino della persona A e della persona B e basta. Questi telefonini ogni tanto vanno a interrogare un database centrale dove ci stanno tutti i contagiati. Se la persona A diventa improvvisamente contagiata, la persona B che è entrata in contatto riceve una segnalazione, un alert, passa diciamo, da colore verde a colore giallo, mentre il contagiato passa a colore rosso e quindi deve isolarsi e se ha i sintomi Certo. fare il test. Quindi è Ma molto Riccardo? rispettosa della privacy. E Sì. consente, sicuramente è uno degli strumenti importanti. Ieri Roberto Burioni mi diceva che è la prima volta che affrontiamo una pandemia utilizzando una tecnologia di questo tipo. Quindi sicuramente è uno strumento che ci può consentire di riprendere una certa vita, diciamo, uscire, lavorare, eccetera, con prudenza, senza rischiare che poi parte un'altra ondata. Allora, ti faccio i complimenti per la chiarezza perché l'hai spiegata proprio bene. Ti volevo chiedere una cosa, perché il sistema funzioni occorre che lo utilizzi almeno il 60% della popolazione su base volontaria? Come si sta pensando di convincere la gente a scaricarla questa applicazione? Guarda, intanto quel 60% viene da un'indagine che hanno fatto dei ricercatori di Oxford ed è un'indagine che dice che il 60% è necessario se non ci sono, non ci sono altri strumenti per contenere il contagio. Cioè, per esempio, in questo caso c'è anche il distanziamento sociale, in questo caso c'è anche l'obbligo delle mascherine, le scuole sono ancora chiuse, quindi ci sono altri strumenti che in questo momento stanno riducendo la diffusione del contagio. Quindi 60% in assenza di qualunque altro strumento, quindi ne basta di meno. È chiaro che più persone la usano è più efficace, perché se la uso solo io questa cosa non funziona, se la devo usare in Certo. tanti. 60% è un obiettivo alto per un paese come l'Italia, dove circa il 20% della popolazione non ha mai usato internet, quindi non sa proprio di cosa stiamo parlando. Quindi vuol dire che noi lavoriamo sul 60% avendo già un 20% di persone che sono fuori, che vanno in qualche modo portate dentro, e tra l'altro sono persone anziane che sono le più esposte al virus. E quindi in qualche modo andranno portate dentro questo sistema, ne parliamo dopo. Secondo me il modo migliore è la trasparenza, cioè deve essere un'operazione molto chiara in cui si capisce che non ci sono abusi di dati, che sia un'operazione efficace, va spiegato perché è efficace, va spiegato perché è utile. E quindi con la fiducia, secondo me, gli italiani che hanno dimostrato grande senso civico, grande senso di responsabilità in questo lockdown, perché con rarissime eccezioni, noi siamo uno dei paesi in cui, diciamo, il blocco della Certo. circolazione, il blocco dei movimenti è stato rispettato meglio al mondo, quindi abbiamo dimostrato di aver capito qual era il problema. Secondo me, se questa operazione verrà comunicata con trasparenza e con fiducia, l'applicazione verrà scaricata. Detto Tu prima. che non è l'applicazione che ci salva la vita da sola, cioè noi abbiamo bisogno, accanto all'applicazione, di fare finalmente tanti test, perché se non ci sono i test non sai chi è contagiato e quindi diventa inutile lo scambio di dati, e di isolare chi va in quarantena in maniera corretta. Quindi
cioè c'è una filiera che va attivata in questo momento, che è il motivo per cui credo non siamo ancora pronti. Allora, tu dicevi, ciao Riccardo, che verrà garantita la privacy, perché di fatto ognuno di noi avrà un codice, no? Giusto? Quindi sì, saremmo... non c'è né il nome, né il cognome, né il numero di telefono delle persone coinvolte. Quindi soltanto il possessore del telefonino sa che è successo qualcosa e lo sa attraverso un codice numerico che cambia ogni 10 minuti. Cioè, più tutelati di così, oggettivamente, è la soluzione... C'erano proposte molto molto più invasive. Ma una volta che un individuo è venuto a contatto con il contagiato, l'app lo registra, a questo punto che cosa avviene? Cioè, chi viene segnalato il nuovo possibile contagiato, infettato? Allora, il contagiato viene usato a tutte le persone che sono state in contatto col contagiato. Quindi se io scopro di essere positivo, tutte le persone che nei giorni precedenti sono state vicine al mio telefonino ricevono un alert che dice: guarda, vicino a te è passata una persona che è diventata positiva, isolati per prudenza, non andare in giro, e se hai dei sintomi fai un test. Questo più o meno, ecco, è il meccanismo che è stato studiato. Riccardo, un altro quesito per, chiamiamoli così, che poi non è il termine giusto, per i nonnini: è previsto un braccialetto elettronico per quelli che proprio non sanno di telefonini, come funzionerà? Guarda, se ne parla, e ancora il braccialetto elettronico non è ufficiale. È chiaro che una tecnologia come il Bluetooth è una tecnologia molto semplice, che esiste da molti anni, che non ha bisogno di essere dentro un telefonino, può appunto essere in un braccialetto. Quindi per portare dentro questo meccanismo di tracciamento dei contagi, per portare anche quelli che oggi sono fuori da internet, il braccialetto magari da prendere, da comprare in edicola, potrebbe essere una soluzione. Certo. Però io non ho ancora visto nulla di ufficiale da questo punto di vista. Ne parlano certo. I tecnologi come di una soluzione possibile. Non sei obbligato ad avere uno smartphone. Ecco, contribuiscono anche i test sierologici al monitoraggio della situazione. Allora noi ci colleghiamo con la nostra Carlotta Ricci. Si trova a Barbianello, in provincia di Pavia. E dove succede che cosa, Carlotta? Raccontaci. Eccoti. Buongiorno Roberto. Allora, noi ci troviamo dentro il centro polifunzionale di questo comune della provincia pavese di circa 890 abitanti. In attesa che la Regione Lombardia, a quanto annunciato ieri, inizi domani i test sierologici, nel frattempo alcuni sindaci si sono, come dire, avvantaggiati e stanno facendo una sorta di mappatura della popolazione attraverso questi test. Il costo è di 45 euro, noi l'abbiamo già visto fare anche a Robbio, per esempio. Allora, stanno iniziando praticamente ad entrare le persone, ci sono le prime registrazioni, verrà fatto il prelievo e poi verrà analizzata la quantità di anticorpi che sono stati eventualmente sviluppati. Noi siamo con il sindaco Giorgio Falbo, che è sindaco dal 95 di questo comune. Allora, sindaco, la situazione del suo comune qual è e perché ha deciso di fare questa cosa? Perché ho visto, prima cosa, per dare un'opportunità agli abitanti del mio paese deve avere una certa sicurezza, non so, anche perché non si capisce bene quando li faranno o non li faranno, se la regione quando li farà. Poi ho visto Robbio e ho parlato con la mia collega che conosco, Giovanna Falcione, il sindaco di Cilevegna, ma che aveva Quante persone si sono prenotate? Quanti qua circa 190 persone. Allora, Roberto, mi volevo far parlare anche con il dottor Andrea Dessi, che è il responsabile del laboratorio. Sì, Carlotta, ti dico, tecnicamente hai un minuto, gestiscilo tu. Ci facciamo dire subito, loro ormai hanno analizzato circa 3.500 persone. Che cosa state trovando attraverso questi test? Stiamo trovando una percentuale di persone positive, fortunatamente nella gran parte che hanno già avuto l'infezione, pari circa al 12,2% del campione. E persone positive attualmente e quelle che hanno gli anticorpi? Troviamo sia gli uni che gli altri, per fortuna quelli ancora malati li troviamo in percentuale molto minore rispetto ai primi. Veramente velocemente, da chi è certificato questo test? È certificato dall'Unione Europea, la marchiatura CE già da partire dal 28 di febbraio. E state facendo questo progetto in collaborazione con? Con l'Università di Genova e col CNR. A te, Roberto. No, una domanda per te. Allora, abbiamo visto, hai fatto anche l'esempio di un altro comune prima, abbiamo visto che questo tipo di test partono su iniziativa dei sindaci, che quindi ci mettono del loro anche in termini, insomma, di intraprendenza, chiamiamola così. Mi spieghi perché non è possibile su tutta la regione
un modello unico dei posti dove andare a fare i test, eccetera? Allora, in questo momento, da quello che sappiamo, ci sono stati ritardi nella scelta del tipo di test, anche per la scelta dei laboratori che dovranno effettuarlo. Inizialmente la Regione Lombardia aveva parlato dell'avvio di questi test il 21 aprile su Bergamo, Brescia, Lodi e Cremona. Per una questione burocratica di ricorsi al TAR è stato bloccato, è stata aperta una gara d'appalto. Perfetto. Flash che si sarebbe conclusa il 24. Scusa Carlotta, ti interrompo il tuo racconto sintetizzandolo con una sola parola, burocrazia. Ti ringrazio, buon lavoro Carlotta, buon lavoro ai tuoi tecnici e buon lavoro a chi è lì.